Ma voi vi chiederete cosa faccio sveglio alle 7 del mattino? Sono veramente le 7 del mattino. Oggi è uno di quei giorni stranissimi che capitano nella vita e dici ne approfitto, chiamo il prode Pasquale, vado a svegliare Franco e documentiamo quello che sta succedendo. Allora, mi hanno chiamato in settimana degli amici, amici di amici, che dicono guarda, abbiamo un signore che vive a Monte Carlo che deve così dare via una super stretch, una Cadillac, non hanno nemmeno saputo dirmi bene di che si tratta, ma ha detto secondo lui sei l'uomo giusto a cui la deve regalare, cioè hanno deciso di regalarmi una macchina, non so che cos'è, non so di che si tratta, mi hanno detto solo che è bellissima, che l'hanno comprata nuova, che ha sempre vissuto a Monte Carlo, deve aver visto di tutto questa bella super stretch, e adesso andiamo a svegliare quella testa di legno di Franco che non risponde al telefono e vi raccontiamo tutto quello che succederà da quando partiamo adesso davanti alla Valli a quando arriviamo a Monte Carlo, ci faremo regalare la macchina e torneremo indietro. È bella questa, dovete stare attaccati al televisore. Mollalo! Lui chi è? Lui cos'è? Lui com'è? È distratto ma è certo di troppo. Mollalo! Mi aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale. Quale eventualità? Trovarmi una collocazione. Ora spiegami dai l'atteggiamento che dovrò adottare. Mentre io rischierei di trovarmi al buio fra le braccia di lui. Allora, è da mezz'ora che stiamo cercando di chiamare Franco. Giuro che adesso quando apre la porta lo prendo a cazzotti, perché noi siamo in missione. Stiamo andando a Monte Carlo perché non si capisce bene perché questa macchina stia cadendo dal cielo e ce la stiano regalando. Vogliamo fare puntata perché vogliamo portarvi a casa questo bel viaggio, questo bel recupero, e lui non risponde. Vediamo, proviamoci ancora, vediamo un po'. Sto guidando, quindi usiamo il Bluetooth e vediamo un po' se questa bestia ci risponde. Niente da fare, Pascal. Starà dormendo, eh? Cosa dici tu? Starà dormendo quell'idiota. Lui è così, eh? Voi se provate a chiamarlo, non sperate che mi dica ciao, buongiorno, come stai. Lui è così. Se ha voglia, durante la giornata, vede le 18.000 chiamate perse e uno, estratto a sorte, verrà richiamato. Adesso gli spacchiamo la porta di casa, ve lo giuro. Gli spacchiamo la porta di casa. Per questo amore un particolato, mentre io rischierei. Angolo, io lo rifarei. Perché no? Lo rifarei. Lui chi è? No, 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 no. Lui chi è? Lui chi è? Sì, no. Pascal, dove cavolo abita Franco Bobbieri? Dov'è che abita? Dov'è la porta? Lui chi è? Franco! Franco! Ma non c'è! Franco! Ma dov'è? Ma sei sicuro che abita qua? Franco! Ma vuoi rispondere al telefono? Ma vuoi rispondere? È da stamattina alle 7 che... Franco, c'è un'urgenza! Ma richiama, ma è dalle 7 che ti telefono. Ci regalano una macchina, dobbiamo andare a Monte Carlo, ho chiamato Pasquale. Ma chi ci regala? È incredibile, amo. La pizza. No, scusa, mi sono distratto per la maglietta. No, ascoltami. È dalle 7 che ti chiamo. Ma che minchia vuoi? Andiamo, svegliati. Ma dove andiamo, dove? Dobbiamo andare a Monte Carlo, non è uno scherzo. No, non è uno. Franco, non è. Ma lasciami andare a dormire. Franco, ma non è uno scherzo. Ma sono le 9. Ma non mi rompete le palle. Ma devo dormire. Sono le 9, è dalle 6 e mezza che ti chiamo. Ho chiamato papà. Allora, concentrati. Ci regalano una macchina, una super stretch. Ci a chi? A me. Plurale maestà. E che cacchio c'entro io? Dobbiamo far puntata, non ci credo, dobbiamo documentarla sta cosa. C'è anche Pasquale, è venuto alle 7 da me.
Vabbè, ma guardalo in mutande. Lasciami un attimo che mi vesto. Hai connesso? Sei connesso? Ci sei con noi? Ci, mi, ti, vi regala macchina, vicino. Amo la mamma, la figa da pizza, ma ti rendi conto? Ma cambia la maglietta, ma cambiati, non possiamo andare ci con metto, quella maglietta lì. Guarda quanto ci metto, guarda, eh! Muoviti! Non ci ho messo tanto, dai. L'ha addormentato a figo in meno ci di regalo, 7 andiamo. Secondi. Secondo me stai dormendo ancora, te. Secondo me è beccato pure pirla che non sapevi come andare fino a Montecarlo. Ci regala la macchina. Secondo te? E due scemi qua sono caduti. Secondo te ti ho fregato, capito? Invece che dirmi, che bello, che figata. Ci si toglie però. Ti stai dicendo che ti ho fregato? No, mi hai fregato. Guarda, non sei neanche capace di chiudere la corda della capotina. Anzi, dobbiamo andare per forza con la tua macchina, perché io sono una targa prova. Ma lei cosa me ne frega? E ci serve per la macchina tutto che ti regala. Con la mia macchina, giusto? Perché sei assicurato, io vado solo in targa prova. Sì, tu vai solo a targa. Però la targa prova ci serve per l'altra. Perché quella che ci regalano l'hanno tirato via ci le tasse. Ci regalano, continua, ci. Curare maestà. Ci regalano. Sono 3 anni che mi fa parlare al plurale, stamattina non ti va bene. Pascal, se ti risposi ti presta la limousine che ci regalano, hai capito? I sedili fai, cavi, batterie. Nient'altro da caricare? Sto portando via metà officina per non rischiare di restare a piedi, anche perché possiamo anche restare a piedi, Va bene, ci sono anche dopo altro, vero? Andiamo, via! Ciao Valli, ci vediamo là che ci regalano una macchina. Lui chi è? Di Angolo, no! Oh, ma quanto mi odi oggi? Quanto mi stai odiando? Esatto. C'è la stizza a bordo, ragazzi. C'è la stizza, il nervoso. Non ci si parla. Il triangolo è completamente isoscele scaleno. Non ci stiamo dentro perché Valli ha cagotto il mal di gola. Ci ha infestato. È arrivato 2 ore in ritardo all'appuntamento. Io è dalle 6 che giravo in mutande con la magliettina. Cioè, ma ti rendi conto che coraggio che hai? Io arrivo in ritardo. Non hai risposto. A Monte Carlo per una macchina che ci regalano a te. Ci regalano a te, sto guidando io, ma mi ringrazierai per averti portato a Monte Carlo, per il pranzo che mi farai pagare per farmela. Aspetta, piccola altra cosa da sottolineare, che è il martedì del Gran Premio, cioè da domani comincia, da giovedì cominciano a girare, è tutto blindato. Lì a Monte Carlo i poliziotti sono delle facce di culo pazzesche, cioè già gli stai sulle palle nei giorni normali. Quando vai che c'è il Gran Premio, gabbia, no, non ti fanno passare. Dove dobbiamo andare a prendere la macchina che ci regalano a te? Ai piedi della galleria. Del tunnel, cioè dove proprio c'è qui, la galleria Luigi II, cioè ti rendi conto? Vabbè, morale. Comunque sei una pentola di fagioli, perché è una cosa divertente che annovereremo tra le nostre puntate più simpatiche, Ci siamo svegliati io e Pascal alle 6, non tu, nonostante io abbia passato una notte insonne, senti. Aspetta, faccio uscire un po' di germi. Facciamo uscire un po' di germi. Non ti aprire il vetro, andiamo a ti dà fastidio i miei germi. Sono dei germi pazzeschi qua dentro, va bene? Allora andiamo, ma sta macchina che ci regalano a te? Perché ci regalano a te sta macchina? È un giro di amici che chiaramente si servono da me. Il mio amico Gabo, Gabriele, mi dice ti porto un mio cliente. E perché vuole un CJ5, perfetto, ho detto CJ5 ce l'abbiamo, perché no, facciamo l'appuntamento. Questo signore scopre il mio piccolo paradiso e dice vivo a Monte Carlo, ho un amico che ha comprato una Super Stretch negli anni 80, vuole liberarsene perché non la usa più. Dicesi Super Stretch. Erano, non sono limousine, sono quelle macchine strecciate, stretch sta per allungamento, sono quelle macchine allungate che non fanno parte della categoria limo, ma della macchina familiare con l'autista a bordo. Quindi roba veramente da sciuri negli anni 75-80, non abbiamo capito neanche di che modello si tratta. Sta di fatto che questo signore dice, tu sei l'uomo giusto, sicuramente te la darà, sicuramente tu gli fai un favore a lui e lui fa un bel regalo a te. Io ci ho creduto, sono rimasto perplesso, ho detto certo che se mi dà una 75 o comunque una Fleetwood e scopriremo tra poco di che macchina si tratta, perché chiaramente a cavallo donato non si guarda, non si apre il cofano. E così ho fatto. Stiamo andando, non sappiamo di che macchina si tratta, ma non ho creduto fino alla telefonata di venerdì, perché chiaramente mi sono detto, figurati, mi ha detto ci sentiremo, il ci sentiremo vorrà dire a mai più, no? Invece è puntuale, come un orologio svizzero venerdì mattina mi ha chiamato e mi dice Valli,
guardi che io sto andando a radiare la targa a Monaco, chiaramente non vuole farlo uscire con targa monegasca, ha detto prenda la targa prova, ci vediamo martedì 19, che è l'ultimo giorno libero, come dici giustamente tu, pseudo libero per entrare a Monte Carlo, perché poi inizia il Gran Premio. Ci facciamo vedere tra un po' quando siamo là che cosa. Secondo me dovremmo litigare, sta di fatto che torneremo a casa con questa bellissima super stretch. Se litighiamo non torniamo a casa, quelli non scherzano, non so mica come da noi. Ma tu parli francese, io no. Sì, sì, vado lì al chiudi, lo dico, è sicuro, però vabbè, stiamo a vedere. Litigheremo in francese. Tu il camion rosa, che non si è visto ma fa niente. Vabbè, buon viaggio. Ciao, buon viaggio. Cambio l'aria, perché sono i micro. Garantisci per lui. Per questo amore un po' articolato. Mentre io rischierei. Ma il triangolo io lo rifarei. Perché no? Lo rifarei. Pascal, quello lì 100.000 al metro quadro, vedi? Vista mare, per carità, Sì, il mare è lì, ma 100.000 al metro! Al metro! Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away. Era tutto vero. Era vero, non lo so, perché siamo nel posto dove è conservata. Guidati, siamo tre piani sotto sopra, non ho capito, siamo infilati. Siamo saliti. Sotto il tunnel dove passa la Formula 1, il famoso tunnel lì. Dovrebbe essere qua in zona, no? Allora? Cioè, si schiesce qua. Ascolta, lui ci ha accompagnati qua, ci ha detto parcheggia lì. Vado via un attimo, ha detto. E dopo torna, perché là ci sono tanto personaggio fantastico. È andato a prendere le chiavi, no? Simpaticissimo. Ha detto, io andato a prendere le chiavi, ma sì. Io l'ho intravista anche lui, mi ha fatto il misterioso. Ma è già acceso? Io la vedo che è là. C'è un telo lungo dei chilometri. Mi se c'è qua. Quindi, Valli. È lei, è lei. Guarda che culetto da Cagli, là che stiamo guardando. L'hai già riconosciuta tu, Targa Monaco, eh? È proprio lei. Leggi qua. Sembra una storia finta, tanto è strana. Sembra una storia finta. Oh, ragazzi, siamo. Sembra una storia finta, tanto è strana. È bellissimo. Guarda, Fleetwood. È arrivato intanto il suo papà, che è lì dietro, adesso sposta la Yaris, poi ci racconterà la storia. Ma anche tu di là quello che leggo io. Fleetwood, 75. Eh? È lei? È lei. Tetto in vinile, cos'è questo? Questo si chiamava cloth roof. Ah, ma non è duro. No, è morbido. È in tessuto. Ma dai. La togliata elettrica, chiaramente, in fianco a noi. No, gli Aris ibrida ne faccio anche meno volentieri, noi siamo qua per della finisce benza. Finisce il cloth e comincia, questo inizia è per coprire l'allungamento. Vero. Ragazzi, questa era una Cadillac per chi ai tempi poteva permettersi macchina autista. Quindi era qualcosa in più di una macchina di lusso, no? Qui era qualcosa con la quale ti facevi portare in giro, certo. Andavi a destinazione, l'autista ti aspettava in macchina. Ma è bella come te l'aspettavi? Mi sembra nuova, sembra. Mi sembra veramente una macchina che di acqua ne ha presa poca, di chilometri ne ha fatti pochi. Apriamo il cofano e mettiamola in moto. Da dove si apre? Mamma mia, la pellata nera, dopo la facciamo vedere. La pellatazza. Arrivo, Pasca, Vai. Aperto. Andiamo. Qua sicuramente... Qui vige la regola del mezzo giro, cambiamo la batteria e la macchina va. Tu dici? Guarda. Anche perché hai mai caricato la macchina di batterie di. No, perché non sappiamo mai quale. Tutto. Non sappiamo mai quale troviamo. Ma l'hai mai usata, dottor Tonini? 4100 watt, iniezione digitale, questo era un bel motorino anche abbastanza. Solo a te possono capitare ste robe qui comunque. Che mi viene a svegliare in mutande, ci hanno regalato una macchina. Ma ti rendi conto cosa sia successo? Per cui devi cambiare la batteria o è già. No, cambiamo la batteria. Devi staccare questa? Devo staccare questa per farla uscire. Vado a prendere le chiavi. La batteria ce l'abbiamo sicuramente, quella giusta. Ci aspettiamo. Quindi aspettatemi, arrivo. Vai. Che roba strana. Tanto arriva. Sta arrivando il proprietario. Io, se vuol già dirci qualcosa, lo vado a intervistare col mio spillino. Siamo qua. Ma è vera questa cosa qui o è una cosa che avete fatto per la trasmissione? È proprio vero questo scambio di. Questo mito abbandona il suo garage per venire verso Lissone? Sì, perché a Lissone mi hanno detto che c'è una raccolta di automobili pregiate americane, anche se non quelle magari di enorme valore, e questa siccome è bellissima, in perfetto stato, ha 30 anni, è bene che venga conservata. Poi ci sono, per me ci sono tanti ricordi dal tempo quando stavo a New York fino a qua. Ecco. Questa però l'ha acquistata in Italia, l'aveva acquistata? No, questa è stata comprata
negli Stati Uniti quando stavo là nell'86 e questo è il nome dell'agenzia dove si comprano automobili di General Motors. Penske, che tra l'altro anche adesso addirittura anche in Italia, Mauro, poi mi confermerai se è vero. Una marca che facevano anche delle corse, insomma è un famoso venditore di General Motors. Ok, per cui questa è sempre stata sua e lei se ne separa in questo... In realtà all'inizio è stata comprata da una mia amica e ce ne servivamo insieme a Nuova York. Poi quando questa mia amica è venuta via dagli Stati Uniti nel 90, l'ha lasciata lì e lì c'è stato il rischio di perdere perché è stata rimessa da Penske e abbiamo scoperto dopo 2 anni che loro la tenevano sul tetto di un garage, di un palazzo di 10 piani dove hanno le loro agenzie, però sul tetto è esposta al clima di New York che è freddissimo d'inverno e caldissimo d'estate, quindi si poteva rovinare. Allora l'ho portata in Europa nel 1992, l'abbiamo messa sulla nave, è arrivata a Le Havre in Francia e da lì portata qua e matricolata. Bene, vado a seguire Valli cosa sta facendo perché ha già messo mano alle chiavi inglesi e alle chiavi per smontare la batteria. Caro Valli, questa storia mi piace sempre di più. Cosa stai facendo? Questa macchina non ha bisogno di niente, ha bisogno di una batteria nuova e di un po' di benzina per tornare a casa. È pronta, è un po' buio, ma d'altronde siamo qui, il bello è quello. Ma non dobbiamo lavorare, fortunatamente. È veramente marciante, però ci sono sempre delle sorprese con le auto. Quasi quasi vado a riaccendere la luce, non so cosa ne pensate, direi, ma vado a riaccendere la luce. Sì. No, io direi che è una bella idea. Gentilmente dottor Tonelli va lui ad accendere perché qui altrimenti tu continui a smontare, ma finché molli giù il vuoto qua sotto. Ma sai che io lavoro anche a luce spenta, sai che le macchine mi parlano. Sì, adesso si riaccende. Stai ancora smontando o devi... Sì. Sto smontando ma non ho una chiave abbastanza lunga, quindi mi sono inventato una chiave col pappagallo. Va bene. Non ti fidi più di me, hai paura... No. Sono ammalato, ho il cagotto come dici tu, però si può vedere. Qua sotto c'è per caso una mock, una mini mock qua sotto. Qui scoprire ogni angolo è una mock, Valli. È la sua, Toninelli? No, no. No, è del nostro vicino di casa. Strano che questa qui non è, lui ha altre auto, questa deve averla presa da un po', oppure sua moglie. Valli, c'ha il monodado, ma sembra molto nuova, non sarà quella lì che hanno fatto adesso con col motore elettrico? Guarda, a me quel monodado lì mi fa veramente accendere un po' di punti di domanda. Non si offenderà il vicino di casa se proviamo a scoprire che motore c'è sotto? Il motore ce l'ha dietro, quella elettrica. Perché il monodado mi sembra. Oh, vediamo il motore, dai, un attimo, tanto non facciamo niente. Per me è vecchietta. Non si arrabbia, secondo me è vecchietta. Gli hanno fatto quella modifica installando quei cerchi. Aspetta, lì. Che apro qua, Secondo me questa è una. No, è vera, Mauro. Questa qui è più vecchia della tua. Ti dico anche che è una di quelle fatte in Portogallo, ne abbiamo parlato nella puntata scorsa. Pensi che proprio ieri abbiamo dedicato. Australia, Portogallo, poi. Ma la ruota l'hanno cambiata, vedi che ha il mozzo centrale col monodado? Quella è assolutamente una modifica perché. Sì. Sì, quella è un'aggiunta recente, anch'io volevo cambiare le ruote qui, poi meno male che non l'ho. No. Le tenute, però intanto per andare in giro mi piaceva di più averle più alte, più larghe e a raggi. Bene, dai. Abbiamo scoperto anche una mock fatta in Portogallo, perché come abbiamo imparato la settimana scorsa, Portogallo, Australia e poi in Europa, Cagiva. Puoi anche spero l'iPhone, vengo lì e ti faccio luce, no? Sì. Devi per forza far vedere che c'hai l'iPhone che fa la luce. Se ce l'ha qualche milione di persone, non è proprio, fastidio, non è proprio un'esclusiva, fastidio. Sì, mi dà fastidio. L'esplorato. Ragazzi, adesso vi faccio vedere che carichiamo la benzina accendendo e spegnendo il quadro 2-3 volte e questa macchina appena do fuoco parte a mezzo giro. Ci siamo? Devi dirci a te se ci siamo o no. No. Da empty. No. Strano che non dia fuoco, Franco, vai su un attimo. Vado su io? Secondo me non ha benzina. Sì, sicuro che vado su io? Beh, devi solo dar fuoco alla chiave. Prova. Mezzo giro? Sì, no, fai girare. Non c'è benzina, fermo lì. Fammi vedere se arriva corrente. Non c'è benzina, non spruzzano gli iniettori. Quello è il baule e la benzina non ce l'abbiamo. Però se odore di benda lo sento io. Sì, ma non spruzza dagli iniettori, non vorrei che non faccia in tempo andare in pressione.
L'allineatore inconfutabile, non c'è. Sei MacGyver? Tu non sai neanche chi è MacGyver. Come no? L'ho detto io, ho soprannominato la Franci MacGyver. Ah, già, è vero, vero. Dopo che ha martellato la batteria, ha fatto partire la stai mirando il muto. Eh? Se sei oltre. Ti passo la tanica? Secondo te se mandiamo a fuoco tutto il palazzo qui quanto può essere il danno? Beh, sicuramente una puntata strana, eh? Sicuramente di Bob Gear, no? Alternativa. Ok. Te la facciamo annusare da lì. Posso buttare un fiammifero per terra? Ma io direi di provarsi più tardi. Ma che facciamo dopo? Chiudo il tappo qui. È da stamattina alle 6:30 che sono in ballo per te. Dai che ti stai divertendo. Carogna. Allora, aspetta, Non mettere in moto e accelera. Accelera senza mettere in moto. Adesso lasciala al minimo. Spegni il quadro e falla partire. Vai. Mezzo giro. Mezzo giro fatto. Mezzo giro. Basta, a posto? Cioè pronti via così? Basta? Finita la puntata? Senti che viola. No, ma come gira? Oh, ma non senti come ci uno. Sono tutti e otto. Senti come girano tutti e otto, tutti insieme. Tu la parti fuori? No, devi farlo tu il primo metro. E via. Arrivo, ti chiudo il cofano? Chiudiamo il cofano. Prendi la luce. Ma ti buttiamo dentro anche la resta di quel bottone? Sì, certo. Occhio che c'è la benza, si scivola. È brutto anche. Eppur si muove. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. Vali, posso dirti a finale che è una macchina di una bruttezza inspiegabile? Te lo posso dire? Dimmi che la pensi come me, non far la merda, dimmi che la pensi come me. È un è abbastanza bruttina. Accelera che sta arrivando dietro una velocità curvatura. Guardala dietro, guarda che roba. Guarda, allora, il signore non c'è. Credo che sarei venuto lo stesso a prenderla, anche se avessi saputo il modello, però sicuramente ci avrei pensato. Ma dietro, devo dire, adesso guardandoti così, non sembra proprio una macchina funerale. Così è già anche più carina. Già sto farettino in piedi. Di fianco è una roba che, ti giuro, una roba che mi sta venendo il vomito che non hai fatto tu stamattina. Aspetta, mi metto ancora di fianco. Guarda, Pascal ha detto che non la vorrebbe neanche lui la pigliare. Adesso la facciamo carina, non ti preoccupare, la facciamo diventare carina. Senti, dov'è l'ex partner? Ma sei sicuro di averlo dietro? Guarda che non c'è più dietro. Non c'è. Secondo me l'hai perso. Guarda che alettine che c'è sul davanti. No Valli, stavolta qui sarà dura che tu mi stupisca. Ti saluto, no. Ciao Valli, ciao! Ciao, saluta il signore dietro che ha stirato le donne, ciao. Il triangolo no! Non l'avevo considerato, d'accordo ci proverò, la geometria non è un reato, garantisci per lui, per questo amore un po' articolato, mentre io rischierei, ma il triangolo io lo rifarei, perché no? Thank you.
essere.